Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Shallas Adventure. Io sono sempre Alex Shalla, ragazzi, e siamo su Minecraft. Ragazzi, come vi avevo detto nell'ultima puntata, vi avevo portato in un dungeon diverso, molto particolare. Sì, ma non è questo. E nemmeno questo, ma nemmeno quell'altro. Questa torre l'andremo comunque a visitare, perché appunto voglio sapere che cavolo è. Però il nostro dungeon di oggi sarà questo vulcano. Lo vedete? Sembra un vulcano normale, semplice, con dei minerali all'esterno, ma non è così, ragazzi. Poi vedrete. Però prima cosa voglio andare a vedere, appunto, dentro questa torre cosa c'è. Perché è carina e vorrei vedere, appunto, cosa c'è all'interno. Vediamo se troviamo la porta. Eccola qui. Ciao porta, dove mi porti? Squallida questa, però. Ok, saliamo sopra. Mettiamo una piccola. No. Ma vaffanculo. Risaliamo. Vediamo un po' che cosa troviamo qui sopra. Un emerito cazzo, semplicemente. Ah, si sale ancora, vediamo un po'. Apri qui. E c'è, continua ad esserci un emerito cazzo. Perfetto. Scendiamo giù. Vai, vai. Quel dungeon, ragazzi, è quella parte dove sono andato a prendere l'ossidiana, perché io non ci avevo fatto caso. Ci sono caduto dentro perché pensavo fosse un vulcano normale. Poi ci ho buttato l'acqua, vabbè, dentro c'è parecchia lava comunque. Per cui bisogna stare attenti. Vediamo un po' dove si va qui. Torcia. Torcia. Come al solito rompiamo le porte di ferro perché non si può mai sapere. Ah, è semplicemente un altro dungeon. Niente di particolare. Perfetto, per cui io invece di entrare qui andrei dall'altra parte. Sì, appunto perché i dungeon così già li abbiamo fatti. E voilà. Andiamo su. Ritorniamo e andiamo nell'altro dungeon nuovo. Che sinceramente voglio fare qualcosa di nuovo oggi. Poi qui ci verremo. Come andremo anche nel castello che appunto è qui fuori. Allora, che poi sembra uno dei castelli che abbiamo già fatto, ma comunque. Io voglio cambiare, voglio fare qualcosa di nuovo. Per cui, cerchiamo di non fare la stessa cazzata che ho fatto quando sono venuto a prendere la lava. Perché appunto sono caduto nella lava. Perché c'è un modo specifico di entrare in questo dungeon, però io non l'ho capito, sinceramente. Per cui, cerchiamo di prendere appunto un punto dove poter arrivare in fretta e furia. Sulla pa... Oh, ciao diamante. Tu vieni con me. Grazie. I diamanti sono sempre belli da prendere, ragazzi. Olle, perfetto. Primo dungeon. Spacca. Pollo e bistecche. Oh, questo non avevo visto proprio. Sono tutti uguali. Vabbè. Allora, mazza, guardate quanta roba che c'è su sti muri. Per esempio, Gnuba, la fidanzata di Marcus Corno, qui si divertirebbe come una matta. Comunque, andiamo avanti. Poi ci prenderemo pure tutta questa bella roba sui muri. Beh, forse me la prenderò io da solo in... a telecamere spente, però. Io la voglio tutta sta roba. Cioè, sono tutti diamanti, ragazzi. Diamanti, oro. Cioè, che alla fine non ci servono chissà che cosa, però. Allora, mazza quanta gente. Vediamo un po' di andare avanti. Un po' di torce in giro le mettiamo sempre, non si può mai sapere. Andiamo, andiamo. Che va a finire che viene la notte, poi per risalire è un cazzino qui per... Sono cazzi veramente. Ho visto un altro dungeon. Cerchiamo di spaccarlo prima possibile. Perfetto, grandi. Continuiamo. Lì ci stanno i primi due stronzi. Qui c'è un Enderman. Qui c'è un diamante che io mi fotto, che è a portata di mano. Lì ci sono degli stronzi, per cui mettiamo una bella torcia qui per terra. Ne mettiamo un'altra pure qui. E vediamo un po' se sono cattivi. Oh Cristo, che cazzo è? Sono Spider-Man. Oh Cristo. Oh, calmi, 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 oh.
Calmi? Mamma mia. C'hanno i rampini, sti stronzi. Ah, mi mettono pure slowness, che rottura di balle. Rompiamo prima questo. Mettiamo la torcia. Rompiamo anche questo. Ah, bello. Vaffanculo. Ma non prendono fuoco, sti stronzi. Ah, bene. Sono immuni al fuoco, sti stronzi. Muori? Sono immuni al fuoco, sti pezzi di merda. No, 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 ti prego, fatemi distruggere prima il coso. Sì, picchiatemi, 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 basta che mi fate scassare sto coso. Oh Cristo, ma io ci sto morendo. Sono immuni al fuoco, sti pezzi di cazzoni. Già le cose si complicano, perché picchiano un bel po'. Perché spariscono? Allora, dammi dei cubi di cobblestone, prima cosa. E chiudiamo sto spazio. Poi, mettiamo una bella torcia. Vediamo, altra roba da mangiare. Per ora le cose sono abbastanza scarse. Ma perché non ti fotti? Potremmo fare anche una cosa abbastanza lamerosa, però non mi va. Allora. Ah, ma qui c'è un altro. Ok. E c'è sta un altro stronzo che mi picchia. Oh, levati dalle palle. Perfetto. Ma non ci droppa niente, non ci droppano niente, sti idioti. Altra roba da mangiare. Cioè, io sto venendo qui dentro per della roba da mangiare. Ah, ok, ci hanno droppato questi. Fino adesso. Cioè, un roba inutilissimo. Meno per quello che abbiamo adesso. Allora, continuiamo. Qui ce n'è un altro. Sì, non voglio picchiarti con l'arco. Cadi nella lava. Non si fa niente, però. Piccon house. Spacchiamo. No! Vaffanculo. Ritorniamo su perché me la voglio fare tutta. Oh Cristo, guarda quanti spawner. C'è pure un creeper qui. Ciao creeper. Non esplode. Ma che cazzo? Perché è esploso? Allora, noi eravamo. Me lo sono dimenticato, vaffanculo. Qui se non mi sbaglio. Boh, siamo caduti qua intorno comunque. Lì c'è una cesta, perfetto. Continuiamo. Ah beh, lì, venite, venite. Che vi butto giù. Vai giù. Ciao. È stato un piacere conoscerti. Pure tu giù. Ciao bello. Ok, abbiamo trovato il modo per toglierceli subito dalle scatole. Tu distruggiti. Bella torcia. No, questa non è una torcia. Tu che cazzo... Aia. A stronzo. A zoom. A stronzo e a zoom. Ok, morto. Andiamo avanti. Purtroppo non ho torce. Non ho frecce. Ho fatto una cazzata quando ho posato la roba. Allora. Dobbiamo ammazzare i primati. Poi cercare di non farci vedere dagli altri. Non dovevate spawnare voi dai miei piani. Muori. Morite, morite, cazzo. Troppi, troppi, troppi. Devo distruggere gli spawner, perché sennò non andiamo avanti qui. Rompi, 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 rompi. Cerchiamo di rompere anche questo. Perfetto. Ammazziamo sto stronzo. Vai giù. Bravissimo. Lì ci sono dei diamanti. Ce lo sciappiamo. Dammi il diamante. Tutto mio. Il mio tesoro. Comunque, non ci fate caso alle mie cazzate. Via, 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 ammazziamo tutti. Comunque, ragazzi, spero che questi video vi stiano piacendo come al solito. La exit in coppa per un paio di giorni si fermerà. Firmirà, però. Non fermerà. Oh, questo c'ha pure lo scudo. Cioè, uno non ha la spada, ha il piccone e lo scudo. Mazza, mica sono pochi. Bello, hai rotto. Vuoi morire? Vuoi morire? Vuoi morire? Vaffanculo. Piccon house, piccon house. Veloce. Veloci. Spacchiamoli tutti. Lì non c'è nessuno, perfetto. Spacchiamo tutto, perfetto. Avete visto com'è strano questo dungeon? Comunque,
Nella prossima puntata cercherò appunto una struttura rara che mi è stata detta nei commenti da, aspettate, adesso vi dico anche il nome. Super Xiaolioco, scusami se ho sbagliato il tuo nome, perdonami se ho sbagliato, ma è abbastanza difficile. Questa è una persona che voglio ringraziare perché ci ha sempre assistito, mi ha detto sempre un sacco di cose e mi sta vicino da un bel po' di tempo. La Exiting Coop funziona anche grazie a lei perché mi ha dato dei consigli, mi ha detto dove poter andare a vedere per poter aggiustare il server. Lo voglio ringraziare appunto per questo e per le varie cose che mi dice giorno per giorno. E grazie a lui mi ha detto che praticamente nel Nether ci sta questa struttura che appunto è rara e voglio andare a cercarla, poi nei prossimi episodi la cercherò e magari la vedremo insieme. Allora, mettiamo delle torce. Voglio appunto ringraziare questa persona. E vabbè, continuiamo. Basta con i ringraziamenti perché sennò poi sembro troppo sdolcinato. Dici, scialla, ma che cazzo fai? Ma che sei diventato una checca? Io non voglio diventare una checca. Anche se come al solito vi dico che non ho niente contro i gay. Muori, creeper! Ha fatto un cazzo di buco assurdo. Allora, si continua. Tu muori, tu muori. Siamo quasi arrivati alla base, ragazzi. Quasi alla base. Perfetto. È qui che ho preso. Ma smetti di esplodere! Non esplodere! Comunque. Altro creeper del cazzo. E stavolta ti butto giù. Esplodi su sto cazzo, creeper. Allora, continuiamo. Oh, mortacci tua! Buttiamo sto stronzo giù. Non ci sono riuscito. Vattene giù, non rompe le palle. Distruggiamo. Ci sono stronzi in giro? Non credo. Ma questo è quel coso d'oro. Andiamo un po'. Butta un po' sti occhi. Golden Orberry. Cioè, praticamente questo qui ci spawna. C'è una specie di pianta che fa che fa l'oro. Chissà come funziona, io non lo so. Ragazzi, se sapete come funziona questa mod, fatemelo sapere nei commenti. Cioè, praticamente questa è una pianta d'oro. Niente, dai semi di questo coso. Che cazzo c'è lì per terra? Ci sono tante frecce, mi sembra. Ah, bello. Hai rotto. Morì? Perfetto, mica mi ha dato delle frecce. Yes! Ok, cominciamo. Uno. Siamo un pochino più forti con l'arco. E morì. Spacchiamo. Altre frecciozze. Posiamo questa, questa. Ci prendiamo questo. Un altro zainetto, yeah. Ci prendiamo la pelle, posiamo sta merdaccia. Ci prendiamo anche le torce. Aspetta, c'è uno stronzo che mi ha picchiato. C'è uno stronzo. Ah, questo è pure particolare. Mazza, mi ha avvelenato. Qualcos'altro? Ah, sì, è particolare, perfetto. Oh Cristo. Dove cazzo è? Dov'è lo stronzo? Ragazzi, mi sono perso lo stronzo. Andiamo a distruggere lo spawner nel frattempo. Mi sono perso lo stronzo particolare. Mazza sto pezzo di merda, dove cazzo sei andato? No, non è lui. Ma dove vai tu? Sei una pippa. Ammazziamo anche questo. Morì. Proviamo a beccare questo da qua giù. E voilà. Distruggiamo anche questo. Mazza, ci stanno dando un bel po' di livelli questi mostri. Un bel diamantozzo per noi. Mi sa che mi devo svuotare però. Dammi quest'altro diamantozzo. Prendi lo zainetto. E buttaci un po' di roba dentro. Perfetto, vai, 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 vai. No, le frecce no. Che cazzo? Che sta succedendo? Boh, non lo so. Ma danno solo cibo in queste cazzo di casse, ma è possibile? Ancora? Ma che cazzo succede? Non lo so. Boh. Continuiamo ad andare avanti. Altro creeper. Mortacci di creeper. Affanculo. Continuiamo ad andare avanti, torciamo degli stronzi.
vaffanculo. Ma quanti creeper ci sono? Sti creeper di merda. Muori. Muori. Perfetto, dammi l'arco. Facciamo prima ad ammazzarli con l'arco. Eccoci qua ragazzi, scusate il taglio. Andiamo avanti. Che cazzo? Perché si stanno picchiando tra di loro, sti idioti? Vabbè, voi picchiatevi, io nel frattempo scasso qui. Cioè, si stanno picchiando tra di loro. Vabbè, divertitevi. Ma che tiri tu? Ma che mi tiri? Ah, vaffanculo. No, non volevo tirare la freccia, prendiamo tutta sta roba da mangiare, che sinceramente ha rotto già le scatole. Cioè, io sono venuto in questo dungeon per sta merdaccia. Cioè, ma davvero stiamo facendo? Cioè, sta cacca, sono venuto in questo dungeon ultra pericoloso per questa cacca. Cioè, c'è solo roba da mangiare qui in giro. Andiamo avanti. Becchiamo altri stro... Ah, eccolo qui lo stronzo. Ma che cazzo è che mi colpisce? Ancora. Ma, che cosa strana. Altra roba da mangiare. Oddio, piccolo... Piccolo freeze. Andiamo avanti. Ok, siamo alla base, ragazzi. Ciao, piccolo stronzo. Ecco qua la cosa strana, dovrebbe essere questa. Lo vedete sto coso con i cuoricini? Secondo me si curano a vicenda. Dai, muori. Ah, lì c'è un altro spawner, perfetto. Spawner. Ciao! Frecce e torce, cioè, ma questa è la roba che c'è in questo dungeon? Tutta roba inutile. Cioè, non è proprio inutile. Si mangia questa roba, però che cazzo, cioè. Mi sembrava un dungeon. Che cosa sono quei brick là? Allora, continuiamo il nostro giretto. Mettiamo altre torcine. Perfetto. Dove cazzo vai tu? Ma è sempre quello, è un altro. No, il mio arco, il mio arco, il mio arco. Fottiti, brutto stronzo, dammi il mio arco. Dammi il mio arco. Togli sta roba da qua. Allora, tu distruggiti. Gunpowder, music disc. Ma che cazzo ci devo fare con sta roba io? Continuiamo. Un piccolo ragno. Ma che livello siamo? Siamo a livello 10, bene. Siamo proprio nei bassi fondi. Distruggi. Ok, lo picchio con il secchio, certo. Perfetto. Altra roba da mangiare, solo roba da mangiare c'è qui dentro. Allora, continuiamo. Andiamo di arco. Perfetto. Andiamo qui. Spacchiamo anche questo. Perfetto. Prendiamoci tutta questa esperienza che non ci fa schifo. E ragazzi, ci fermiamo qui. Per la prima parte di questo dungeon. Per cui ci vediamo nella prossima puntata. Come al solito lasciate un bel mi piace qui sotto. Un commentino se avete qualcosa da dirmi. C'è uno stronzo che arriva. E mentre uccido questo stronzo io vi do il mio saluto. Come al solito iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Io sono sempre Alex Scialla. Ciao a tutti ragazzi.